Il Monterosi vuole tornare i 3 punti che mancano in campionato da 3 turni. Debutto dal primo minuto per i neoacquisti Cavalli e Cicino. Sardi nel Lazio con appena 16 giocatori in lista agli ordini del nuovo tecnico Perra. Inizia la gara e al 13° a fondo sulla destra di Lopinto, traversone per la testa di Rasi, ma nulla di fatto. 16° minuto, lancio in profondità per Cicino che viene anticipato in angolo dall'uscita di Ceccucci, portiere sardo. Al 22° altro cross del Monterosi, questa volta Manoni, Cicino la spizza ma non trova lo specchio della porta. Al 23° i padroni di casa si fanno sorprendere dal Tortorì che trova la rete del vantaggio con Meloni. Ma il gol e la gioia della formazione di Mister Perra dura solo 2 minuti perché è lo stesso Meloni che atterra in area Cicino. Per l'arbitro è calcio di rigore, sul dischetto c'è Morbidelli che spiazza Ceccucci e fa 1-1. Trentaquattresimo, azione avvolgente del Monterosi, la palla cade sui piedi di Lopinto, il cui destro viene respinto dalla difesa. Sull'angolo seguente poi è Costantini che anticipa tutti di testa ma non trova la porta. In questa prima frazione di gioco c'è solo la squadra di Mister Perroni che esprime un buon calcio. Dal 36° Morbidelli manca clamorosamente l'appuntamento con la personale doppietta. La ripresa comincia sempre nel segno del Monterosi. 10° minuto e Cicino manca il vantaggio di un soffio. 4 minuti dopo, 14°, questa volta però è Cavalli, portierino classe 99, arrivato da appena una settimana a salvare biancorossi nell'unica offensiva sarda dopo il gol del primo tempo. Il Monterosi però riesce a sbloccare la gara e tornare in vantaggio al 29°. Calcio di punizione dal limite e magistrale realizzazione di Morbidelli che sigla la sua personale doppietta. Il numero 10 biancorosso sfiora addirittura la tripletta 3 minuti dopo a tu per tu con Ceccucci, ma il suo tiro esce di poco. Al 36° il Tortoli rimane in 10 uomini, manca subentrato nella ripresa, rimedia il secondo giallo nel giro di pochi minuti per un brutto fallo su De Cerchio. Il Monterosi rischia di chiuderla al 39° quando Ceccucci para a terra su Cicino. Nel finale, brutto errore e disattenzione di Crescenzo e il Tortoli sfiora addirittura il pareggio con l'altro manca della formazione sarda che sciupa tirando altissimo. Il Monterosi, quindi, del dopo Pippi torna alla vittoria e lo fa con una prestazione gagliarda e di grande determinazione. Cabola favorevole al tecnico del Monterosi Perrone che vince la quarta sfida col suo dirimpettaio Perra, sempre con lo stesso punteggio di 2-1. Massimiliano Morelli, collega della Nuova Sardegna, prego. Quando è entrato ha detto fa freddo, fa più freddo qui o fa più freddo per il risultato? Bello. Abbiamo avuto una settimana travagliata, abbiamo perso 7 giocatori anziani. Abbiamo qualche giocatore, abbiamo finito la vita in 10 con, mi sembra, 7 giovani in campo, 3 domande all'inizio, quindi insomma è un po' di difficoltà, però nonostante questo è stata una buona partita, secondo me. I giovani che ho conosciuto anche poco hanno fatto bene, questa categoria dei giovani bravi è molto importante. Diciamo che complessivamente sono soddisfatto, molti ragazzi non si giocano ad allenarsi 3-4 giorni, una sconfitta che ci può stare, ma sotto il profilo del gioco e della qualità dei giocatori sono contento. Io ho visto due volte nel secondo tempo reazioni abbastanza strane con degli errori della difesa di Monterosi. La prima volta l'attaccante è stato fermato dal portiere che ha fatto un ottimo intervento. Nel finale palla alle stelle su un pallone che
che sembrava talmente facile da buttare dentro che... Sì, quello è un briciolo di fortuna, dice, oh, siamo stati due pari, finita la partita. Quella fine abbiamo preso due gol, uno su rigore, forse più dura, però, e uno su Vincenzo, quindi sull'azionamento. Abbiamo subito qualcosina al primo tempo e qualcosina al secondo, che non ci può stare, per come erano le missioni. Avanti, con la gola, avete il rigore dopo 4 minuti che noi siamo più vantati, cioè se abbiamo 1-0 di nuovo tempo, poi secondo me può essere diverso. Però ripeto, sono contento della, se la prossima prenderemo qualche giocatore, sicuramente anziano, sicuramente la punta, perché i giocatori che hanno davanti non sono proprio delle punte delle prove, sono ragazzi qua adattati. Per cui sono soddisfatto, non sta tanto. Come prosegue il campionato della sua squadra? Dobbiamo salvarci, penso che in questo campionato abbiamo le possibilità per farlo, è una società comunque che io ho trovato organizzata, con un grande voglia di far bene. C'è disponibilità che hanno cercato di trovare qualche rinforzo adeguato con la categoria, per cui penso che sia un campionato dove noi dovremmo soffrire, salvarci, per carità, questa è una parte della parte bassa della classifica, però con tutta l'attività che fare. Allora mister, serviva a tornare alla vittoria, la squadra ha risposto bene, tre punti, gioco, spazio, gioco e determinazione. Sì, serviva a vincere, dopo insomma delle buone prestazioni che però ci hanno portato in dote pochi punti rispetto a quello che avevano fatto, serviva mettere lontano il segno, che noi adesso dobbiamo guardare il passi fondi della classifica e tirarci fuori il prima possibile. Questa era una diretta concorrente a 4 punti, l'abbiamo messa adesso a 7, facendo anche una buona prestazione. Se vogliamo andare a guardare il pelo nell'uovo, no, questa squadra ancora non capitalizza tutto quello che costruisce. Beh, è la cosa più difficile nel calcio, fare gol è la cosa sicuramente più difficile, quindi cercheremo di lavorare, di migliorare, magari di fare allenamenti specifici anche per le conclusioni, anche se poi dopo le situazioni sono sempre differenti uno dall'altro. Oggi abbiamo avuto, ecco, forse 3 occasioni nitide molto molto importanti, altre anche siamo arrivati sul fondo, spesso come abbiamo sbagliato magari la rifinitura all'ultimo passaggio, però complessivamente abbiamo fatto una buona partita. Un giudizio sui nuovi che a quanto pare insomma sono entrati nel gruppo subito abbastanza bene, no? Dal portierino Cavalli a Lopinto fino a Cicino. Sì, sì, devo dire che sono state 3 buoni esordi, diciamo, perché Cavalli era l'esordio in assoluto, Cicino aveva fatto qualche scampolo e Marco Lopinto aveva già giocato a Cassino. Sono 3 giocatori che ci danno sicuramente una grossa mano e adesso prepariamo al meglio la partita di sabato prossimo. Sì, un'ultima battuta su Alessandro Morbidelli, no? Che magari con la partenza di Pippi ha maggiori responsabilità in zona gol, saranno importanti i suoi calci piazzati, no? La sua classe. Sì, sì, è un giocatore che comunque sulle palle ferme ha un buon sinistro. Deve, come continuamente da quando lo sto allenando, cercare di stare più vicino alla porta, perché uno col tiro suo non deve venire incontro. Io mi sgolo sempre, glielo ripeto sempre, sto Alessandro Stellato, devi fare 5 tiri a partita perché i gol li puoi fare, e quindi questa è l'unica cosa che lui deve migliorare. È un giocatore importante, la società ha investito parecchio su di lui, e comunque speriamo anche che da qui a fine campionato possa garantirci quel gol che lui nella scorsa stagione ha fatto. Domenica si chiude, diciamo, il girone d'andata e si arriva alla sosta.
possiamo fare già un suo bilancio, insomma, di questo girone di andata, no, con una media abbastanza buona, no? Conviene farlo domenica, sabato prossimo, per la partita della Dinastra, finito il girone di andata, l'avremo incontrate tutte e poi potremo fare, tracciare anche un bilancio di quelle che possono essere le nostre potenzialità nel giro di ritorno, anche perché le avremo affrontate tutte le squadre, quindi avremo anche più chiaro la situazione delle altre squadre. Si aspetta dal presidente Capponi e dal direttore sportivo Prossi un piccolo regalo di mercato in questi giorni? No, io preferisco sempre avere una rosa che sia bilanciata per quello che è il nostro obiettivo. Secondo me noi, così con questi nuovi innesti, ricordiamo anche un ragazzo che oggi non ha giocato, Tassone, l'abbiamo prelevato da una, perché lui è ex Roma. Secondo me la nostra rosa adesso è abbastanza competitiva. Avevamo, diciamo, due attaccanti importanti che erano Pippi e Morbidelli, Renner è andato via, è venuto Cicino, quindi numericamente siamo sempre gli stessi, c'è Quadrano, c'è Fetta, quindi adesso vedremo se ci saranno le possibilità e soprattutto le necessità. Sicuramente la società non si deve andare indietro, però io sono dell'idea che dobbiamo valutare bene quello che è il nostro campionato e convogliare le forze nella giusta direzione, quindi non ha senso secondo me magari andare a prendere dei giocatori che sì, andrebbero numericamente a rimpinguare la rosa, ma che alla fine potrebbero non avere un utilizzo continuo. Ecco, oggi per esempio mi è dispiaciuto lasciare fuori Crescenzo, un giocatore che da quando io sono arrivato ha fatto benissimo, però purtroppo c'è il discorso degli under e io molte volte sono anche costretto a non far giocare i giocatori che in senso assoluto sono i migliori, quelli che meriterebbero di giocare, ma devo a turno lasciare fuori qualcuno. Quindi se si dovesse prendere un altro attaccante è chiaro che si creerebbero dei problemi, quindi io preferisco avere, soprattutto se poi quelli che ci sono d'affidamento, come secondo me quelli che abbiamo sono di affidamento, quindi valuteremo comunque tranquillamente proprio. Ok, grazie. C'è stato un momento nel corso della partita odierna in cui lei ha detto fra sé e se, senza farlo sapere in giro, la partita sta girando per il verso giusto? No, io dall'inizio, io ho una tradizione favorevole purtroppo con Virgilio Perra, le volte ci siamo incontrati ha perso sempre 2-1, quindi potrebbe essere, questa è la quarta volta per cui che succede, sempre 2-1. Quindi secondo me per me era una garanzia questa cosa, diciamo, scaramantica. Però comunque dal punto di vista della partita l'abbiamo fatta sempre noi, è normale che vai sotto 1-0, i ragazzi sono stati bravi a non perdere e a non innervosirsi, anche perché abbiamo trovato subito il pareggio. Però questo ci deve insegnare che in qualsiasi partita nasconde sempre delle insidie e bisogna essere sempre concentrato. Pur ammettendo la superiorità del Monterosi, l'allenatore della squadra avversaria ha avuto qualche dubbio sul discorso del calcio di rigore. Lei come l'ha vista la panchina? Ma dalla panchina non è stata un'azione rapida, non posso dire solamente che nel secondo tempo c'è stata un'occasione ugualmente, forse c'era un fallo di mano. L'abbio non l'ha visto, per cui non so, che ero lontano, non metterei la mano sul fuoco. L'ultima su un episodio proprio negli ultimi minuti, credo nei 4 minuti di recupero, a centrocampo perdete un pallone, ripartono loro in contropiede e l'attaccante si trova davanti al portiere della sua squadra. Ha fatto un tempo a farsi il segno della croce, ha detto speriamo nel miracolo. Cosa è successo in quel frangente? Per tornare alla domanda iniziale, se magari non capitalizza, fare gol è sempre difficile. C'è stato un errato disimpegno, una palla corta di Crescenzo data a Santarini, si è infilato l'attaccante, per noi non ha centrato la porta, poi bisogna vedere se centrando la porta la Cavalli non l'avrebbe parato, quindi va bene comunque.